Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i segni dell'otite nei bambini in età scolare. L'otite è un'infezione dell'orecchio che può colpire i bambini in età scolare. I sintomi dell'otite nei bambini possono variare, ma alcuni dei segni più comuni includono dolore all'orecchio. Il sintomo più comune dell'otite è il dolore all'orecchio. Il bambino potrebbe segnalare che l'orecchio gli fa male o potrebbe tirarsi o toccare l'orecchio affetto. Irritabilità. Il dolore associato all'otite può rendere il bambino irritabile, piagnucoloso o inquieto. Febbre. L'otite può essere accompagnata da febbre, anche se non tutti i bambini con otite sviluppano necessariamente la febbre. Perdita dell'udito temporanea. Il bambino potrebbe segnalare una temporanea diminuzione dell'udito nell'orecchio colpito. Secrezione dell'orecchio. In alcuni casi, l'otite può causare una secrezione dall'orecchio interessato, che può essere chiaro o contenere pus. Difficoltà di equilibrio. Se l'otite colpisce l'orecchio interno, potrebbe causare problemi di equilibrio o vertigini. Disturbi del sonno. Il dolore e il disagio associati all'otite possono interferire con il sonno del bambino, causando risvegli notturni. Diminuzione dell'appetito. Alcuni bambini con otite possono perdere l'appetito o avere difficoltà a mangiare a causa del dolore. Tirando il lobo dell'orecchio. I bambini più piccoli potrebbero tirare o tirare il lobo dell'orecchio affetto nell'ansia di alleviare il dolore. Congestione nasale. In alcuni casi, l'otite può essere preceduta da un'infezione delle vie respiratorie superiori, con sintomi come congestione nasale e tosse. È importante notare che i sintomi dell'otite possono variare da lievi a gravi e possono manifestarsi in modo diverso da un bambino all'altro. Se si sospetta che un bambino abbia un'infezione dell'orecchio, è importante consultare un medico o un pediatra per una valutazione e una diagnosi accurate. L'otite può essere trattata con antibiotici o altre terapie, se necessario, per alleviare il dolore e prevenire complicazioni. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.